Si dice che ci sia una sovrabbondanza di titoli a disposizione oggi come oggi, tra produzioni dei vari servizi streaming, create per agganciare nuovi abbonati, e uscite al cinema, dove le major fanno spintoni per accaparrarsi più sale possibili e rientrare disperatamente delle spese. Ma c'è un ma. Spesso mi trovo a infilare una serie di titoli sfortunati e dover ricorrere a visioni di film di epoche più felici per rifarmi il palato. Fortunatamente non è sempre così. Benvenuti o bentornati sul mio canale, mi chiamo Greg e cerco di parlare di intrattenimento in modo non convenzionale, se ci riesco. Ehi, cosa succede? Due film di Guy Ritchie a così breve distanza e con la copertina con il pollice in su. Ma perché è Natale con le palle? Qualcuno potrebbe iniziare ad accusarmi di essere un fanboy di Guy Ritchie, ma defletto agilmente questa accusa con due motivazioni. Primo, no. Ci sono film di Guy Ritchie che ho evitato e altri che non riguarderei nemmeno per sbaglio. Direi di averne già parlato in questo video. Secondo, non sono un fan di nulla. Fan deriva da fanatico e io non farei una guerra per difendere un attore, un regista, un musicista o uno scrittore in nessuna occasione. Ho quasi 50 anni, il fanatismo lo lascio agli attivisti di qualsiasi sponda, agli appartenenti alle sette e ai frequentatori delle scuole primarie. Quindi no, non sono un fanboy di Ricci e se sbaglia non ho nessuna pietà. Oh great one who summons me. Maron, che sta schifezza! Ma personalmente ritengo che anche questo giro non abbia sbagliato, bensì abbia sperimentato ancora una volta e dirigendo un film di un genere che tutto sommato non aveva ancora toccato. Sì, The Covenant è un film ambientato durante la guerra in Afghanistan, ma non è solo questo. Non è un war movie basilare come ne abbiamo visti e rivisti negli ultimi anni, dal momento che l'Afghanistan, per gli studios, è il nuovo Vietnam. No, in realtà siamo in un altro territorio, siamo dalle parti del film quasi di denuncia, di quei film che parlano di come non sia tutto eroismo, stelle, strisce, paladini del bene contro le teste di stracci cattive. No, tutt'altro. E il pregio di questo film è di potervi sorprendere, di prendere direzioni diverse dal previsto, di ritornare sui propri passi, cambiare le svolte. Davvero, è raro oggi come oggi trovare un film che sappia raccontare una storia su più livelli riuscendo a... No, non sto parlando di sovvertire le aspettative del pubblico, non in modo stupido e banale perlomeno. No, perché se in fondo potrei dire che sovverte le aspettative in una certa misura, in realtà non ha mai detto al pubblico cosa aspettarsi. E non lo fa neppure durante il film. Vi chiede di sedervi e seguire la storia, anzi, le storie, perché come dicevo il punto di vista del film cambia in diverse occasioni. Ma riassumiamo brevemente, senza spoilerare la storia, scritta ancora da Ricci insieme al suo ormai fidato Atkinson e all'altro abitué, Mar Davis. Il film parte con un'introduzione della situazione al momento dello svolgimento della storia, con un riassunto su cosa ha portato la guerra in Afghanistan, ma soprattutto un elemento di cui non si tiene conto a volte, anzi troppo spesso. Gli interpreti del territorio che ha deciso di collaborare con gli Yankee e rifiutare di unirsi ai talebani, ognuno per le proprie motivazioni, ma tutti coscienti di rischiare grosso nel mettersi di traverso quei fanatici religiosi. Parlavamo di fanatici, no? E di questo parla soprattutto The Covenant, che in origine doveva chiamarsi proprio The Interpreter, ma all'ultimo secondo hanno ritenuto più idoneo un titolo che si rifà a uno snodo narrativo che rappresenta il perno su cui ruota il film da circa metà in poi. Dicevo, il sergente maggiore John Kinley, interpretato da Jake Gyllenhaal, mentre in missione di controllo delle strade, perde uno dei suoi uomini, ma anche il suo interprete di fiducia in un attentato. Costretto a rimpiazzare questo interprete, sceglie Matt, nonostante risulti problematico. Scusate se sbaglio l'accento. A convincerlo è paradossalmente proprio il fatto di apparire un uomo testardo, capace e che odia i talebani perché gli hanno ucciso un figlio. Insomma, sembra il tipo che non avrebbe problemi a imbracciare un'arma in un conflitto a fuoco, al contrario di altri che sono semplici interpreti. Ah, e in più Ahmed prima della guerra era un meccanico. Non si sa mai che possa tornare utile una figura così, mentre si è nel deserto chilometri e chilometri dalla base e si resta a piedi, no? Cuochi e meccanici andrebbero sempre messi in una squadra. Comunque, tra i due iniziano però i primi attriti, perché Ahmed pare non voler stare al proprio posto e inizia a prendere iniziative o contraddire perfino un collaboratore afghano che in teoria è affidato. E qui mi fermo, perché vale la pena di guardarlo senza sapere altro,
visto le sorprese che riserva. Un film in cui si parla di lealtà, onestà, integrità morale, coraggio, determinazione, disperazione e devozione per chi ha rischiato la vita per noi, e spesso non solo la propria vita, ma anche quella delle persone a lui care. Quindi, non vi aspettate un film di 2 ore dove i poveri soldati americani devono abbattere a più riprese soldati nemici. No, c'è molto di più. E i conflitti a fuoco sono limitati e usati nei momenti chiave per risolvere situazioni in cui non c'è via d'uscita. Le dinamiche del film sono altre. Addirittura si arriva a uscire dallo scenario della guerra dell'Afghanistan, in un certo momento, per continuare a essere fedele alla storia che il trio Ritchie, Atkinson e Davis volevano raccontarci. Mi sorprendo guardando le critiche che sia stato colto molto positivamente. Ovviamente non perché ne discuto la qualità, sennò mi starei contraddicendo, bensì perché è un film a modo suo complesso, che sposta più volte gli equilibri, ma soprattutto che non segue nessuna, dico nessuna, delle regoline di oggi per accontentare gli attivisti da social. Ritchie e il suo team non sono interessati a coccolare quel fantomatico pubblico moderno che pare esista solo sulla rete in realtà. No, sono interessati a raccontare di cosa si è disposti a fare per ripagare un debito verso chi ha rischiato tutto ciò che aveva di più caro per noi, per chi ha scommesso tutto questo, e allo stesso tempo ci danno la speranza, che spero non sia un'illusione, che là fuori ci siano ancora esseri umani d'onore che mantengono la parola e che sanno cosa sia davvero moralmente ed eticamente corretto e cosa no. Perché alla fine del film, e vi invito ad aspettare fino ai titoli, ci viene purtroppo detto che non tutti sanno mantenere questa parola e che le centinaia di interpreti come me sono stati abbandonati quando gli Yankee se ne sono andati. Come credete che siano stati trattati dai talebani quando hanno ripreso il potere? In chiusura, non è prevista un'uscita al cinema per questo film, che nelle sale americane e dei pochi paesi in cui è stato proiettato non ha purtroppo ripagato nemmeno lontanamente la spesa, ma che avrà compensato grazie all'accordo di distribuzione tramite Amazon Prime Video. Al momento non so se sarà disponibile fin da subito, compreso nell'abbonamento, o se sarà in prima battuta a pagamento, ma vi invito a dargli una possibilità. Soprattutto se credete che il cinema debba essere ancora un mezzo capace di narrare grandi storie e non solo una serie di sonaglini colorati usati per distrarci dal vuoto che c'è dietro. Fatemi sapere la vostra nei commenti, grazie per essere rimasti fino qui, e se vi è piaciuto questo video considerate di lasciare un like, un commento o di iscrivervi al canale, sarebbe molto apprezzato. In caso contrario vi ringrazio per avermi fatto visita, alla prossima. Ma non è il tempo e non è il luogo per parlarne. Spegniamo la TV, accendiamo le luci e usciamo dal salotto.